così brucia un po' tante occasioni. Sì, brucia perché tante volte la squadra e i giocatori diciamo facciamo la prestazione che il risultato poi arriva, invece purtroppo nel calcio a volte non è, diciamo così, a volte non succede questo. Oggi la squadra ha fatto una buonissima partita e purtroppo ci sono stati un paio di episodi dove loro sono stati più concreti di noi. Noi abbiamo avuto un predominio indubbio di campo, di gioco, meno a mio avviso, poi magari vengo smentito rivedendo la partita poi dopo, ma l'impressione è che la nostra squadra abbia veramente giocato una buonissima partita di ritmo, di sviluppo di gioco. Siamo stati sicuramente imprecisi sotto porta e abbiamo pagato quell'errore, errore e mezzo che abbiamo commesso nei 95 minuti. Loro sono stati bravi a farci gol. Milenza si è fatto male? Sì, è un problemino al ginocchio, speriamo niente di che. Per la prima volta non abbiamo segnato, avevamo di fronte la difesa più forte del girone o effettivamente è mancato qualcosa da parte nostra? No, loro hanno dimostrato di essere una difesa forte, però abbiamo creato tante occasioni, tante opportunità, occasioni limpide, anche meno limpide, a volte sono arrivati un pelo loro prima sulla palla, a volte qualche giocata sporca in area di rigore, non l'abbiamo, diciamo così, non l'abbiamo pulita, non l'abbiamo portata dalla nostra parte, però all'interno, ripeto, di una prestazione che è stata comunque una prestazione di livello importante. Cioè, il Padova se meritatamente prima in classifica, riprenderemo la rincorsa dalla prossima domenica. Oggi sul campo non ho visto questa differenza, però dobbiamo purtroppo portarci a casa questo risultato negativo e ripartire martedì con l'obiettivo di iniziare di tornare a fare 3 punti. In ottica futura pesa di più la consapevolezza comunque di aver giocato bene contro la capolista o il colpo psicologico di essere a meno 5? No, se siamo una squadra forte che vuol vincere il campionato deve pesare la convinzione di aver fatto una gara importante e che giocando partite di questo livello ne vinceremo tante. Questa è la mentalità delle squadre che vogliono vincere il campionato. All'interno di una stagione ci può stare una battuta d'arresto, chiaro che pesa questa sconfitta perché comunque per noi era anche un derby, mi spiace per i nostri tifosi che anche oggi hanno dimostrato che categoria dovrebbero fare sostenendoci fino alla fine, però possono essere orgogliosi di avere una squadra che suda fino all'ultimo secondo, fino al 96esimo, non si è data per vinta. Adesso dobbiamo andare a riprenderci i punti da qui fino alla fine, poi alla fine del girone d'andata faremo così i conti e vedremo a che punto saremo. Alex, credo ci sia da una parte la gioia di essere tornato in campo dopo mesi a causa del crociato, dall'altra la rabbia per averla persa. Sì, abbiamo perso una partita che non meritava di perdere. Siamo venuti a Padova a giocare contro una grande squadra, proprio che ha fatto la partita che dovevamo fare, come abbiamo preparato, e purtroppo nei dettagli loro sono stati più concreti e niente, comunque adesso ci imbocchiamo le maniche. Martedì ripartiamo. Del resto sì, sono contento di essere tornato, non vedevo l'ora, sono stati mesi pesanti, però dai, ormai sono passati e adesso vogliamo al positivo. C'è stata anche un'occasione sul filmare che ti riguarda, magari ce la spieghi? Sì, ho sentito tirare in aria, non so bene, dopo magari la rivedrò meglio a casa, ho sentito il contatto, poi l'arbitro ha deciso così, quindi. Quanto rammarico c'è per questa sconfitta? No, c'era rammarico perché non meritava assolutamente di perdere, ha fatto una gran partita contro una grande squadra, però purtroppo ormai è andata e guardiamo il futuro da martedì, ci sono pochi alemani, torniamo a lavorare, il campionato è lungo, è tutto aperto. Quindi. Dicevi, i mesi lontano dal campo sono stati duri, come li hai vissuti? Che spinta c'è? No, sicuramente devo ringraziare la mia famiglia per essermi stato vicino perché
sono situazioni che quando uno vive solo di calcio, il suo lavoro sta sempre che fa solo quello, che te lo tolgono improvvisamente non è facile. Fortunatamente c'erano loro, sono stati vicini, sono stati mesi duri, però ormai dai, sono uscito bene. Fra l'altro hai avuto anche la fiducia da parte della società che ti ha rinnovato il contratto. Sì, sì, è stato anche lì un gesto molto importante che ringrazio, è stato stare a me a fare. Sensazioni dal campo, visto che tornavi proprio? No, bene, grossa emozione, non vedevo l'ora di giocare e niente, speravo di un esordio un po' diverso, però è andata così.